Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. In questi giorni i giocatori stanno venendo letteralmente inondati da novità nel mondo del gaming. Da una parte c'è la next gen, che è ormai praticamente realtà. Dall'altra, Nintendo ha il piede schiacciato sull'acceleratore da più di un mese e non fa altro che sorprendere il suo pubblico con annunci improvvisi. L'ultimo Direct non ha fatto altro che esasperare questo clima. E con un'offerta del genere è facile lasciarsi scappare alcune uscite degne di nota. Con buona pace di Pikmin 3, che probabilmente sarà l'ultima scelta di molti utenti, secondo me non bisogna lasciarsi assolutamente sfuggire la demo di Hyrule Warriors, l'era della calamità. Il prequel di Breath of the Wild, sviluppato da Koei Tecmo con il supporto di Nintendo, ha ricevuto una demo giocabile che non ha fatto altro che aumentare a dismisura l'hype nei confronti del gioco. Infatti, il prequel di Breath of the Wild, sviluppato da Koei Tecmo con il supporto di Nintendo, ha ricevuto una demo giocabile che non ha fatto altro che aumentare a dismisura l'hype nei confronti del gioco. Prima di spiegarvi perché, secondo me, ci troviamo di fronte a un potenziale ottimo gioco, come al solito vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Per quanto ritenga Breath of the Wild uno dei giochi più importanti degli ultimi 10 anni, l'annuncio del prequel mi ha lasciato parecchi dubbi addosso. Il team di Anuma infatti si sta occupando del seguito che probabilmente vedremo nel 2021 inoltrato, e l'era della calamità è stato quindi affidato a uno studio esterno, quella Koei Tecmo che in passato si è già occupata della saga di Hyrule Warriors. E infatti Age of Calamity sarà proprio un ibrido tra queste due serie. Un Musou, quindi un action incentrato sulle battaglie 1 contro 1000, che si inserisce nel canone narrativo di Breath of the Wild, assorbendone numerosi caratteri distintivi. Da non amante del gameplay dei Warriors, avevo timore ci saremmo trovati di fronte a un titolo minore, un gioco che proprio come i precedenti Hyrule Warriors poteva risultare godibile, ma forse non degno di portare un nome importante come quello di Breath of the Wild. Se i trailer mi hanno fatto ben sperare sulla portata della produzione, mettendo in evidenza una cura dei dettagli fuori dal comune, la demo ha definitivamente spazzato via qualsiasi dubbio che avevo al riguardo. E per fortuna ci troviamo nel migliore degli scenari pronosticati. L'era della calamità è un Breath of the Wild in cui sono stati innestati elementi di gameplay dei Warriors, e non viceversa. Ma andiamo con ordine. La demo innanzitutto è stata confezionata con grande intelligenza e non c'è alcun motivo per non provarla. Scaricandola gratuitamente, infatti, avremo accesso al primo capitolo del gioco senza alcun tipo di omissione. Solitamente le demo mostrano delle parti avanzate del gameplay, per esplicarne bene le potenzialità, o magari delle fasi iniziali dalle quali sono volontariamente tagliate alcune feature o porzioni di gioco. Altre volte si tratta di versioni non definitive del titolo finale, situazione che rischia di essere abbastanza fuorviante per i giocatori. La demo di Age of Calamity è invece il prologo del gioco a tutti gli effetti, ed oltre a essere ricca di contenuti, tanto che per completarla servono circa 2 ore di gioco, permette di riportare i salvataggi sul gioco completo una volta che questo sarà disponibile a partire dal 20 novembre. Insomma, è un vero e proprio accesso anticipato a quelle che sono le fasi iniziali di gameplay, un'operazione chiara e trasparente su quello che il gioco ha da offrire. E se prendiamo in esame proprio il gameplay, astraendolo per un attimo dal contesto, ci ritroviamo di fronte a un Musou a tutti gli effetti, che però presenta un combattimento dinamico e stratificato. La ripetitività dell'azione sembra sparire grazie a dei moveset ricchi di combo e possibilità offensive. I tre personaggi utilizzabili, Link, Zelda e Impa, presentano dei playstyle totalmente differenti tra di loro. Anche le azioni condivise, ovvero i poteri della tavoletta Sheikah, sono utilizzati in maniera diversa dai tre eroi, con la spettacolarità di ogni gesto a fare da unico punto in comune tra i vari stili di combattimento. Ed è già a partire dalle battaglie che si nota quanto di Breath of the Wild sia presente all'interno dell'era della calamità. Oltre ai poteri già citati della tavoletta Sheikah, fanno il loro ritorno oggetti come le bacchette elementali e il paravela, o anche una meccanica come la schivata perfetta, utile per indebolire gli avversari più potenti. Le mappe dei livelli, abbandonando per forza di cose l'impostazione open world, sono comunque vaste e ricche di diramazioni e accompagnano la progressione narrativa di ogni singola missione con un'esplorazione spaziale per nulla banale. Ma anche in questo caso il vero protagonista è l'estetica che permea tutti i luoghi.
la possibilità di vedere finalmente una Hyrule antecedente alla distruzione portata dalla calamità Ganon è un'opportunità che non potrà non stimolare la curiosità dei fan della serie, e la ricostruzione dei luoghi iconici di Breath of the Wild, con numerose strizzatine d'occhio ad altrettante zone provenienti dalla storia della saga, ha dell'impeccabile e invoglia quasi a perdersi ancora una volta ad ammirare il vasto paesaggio di Hyrule. Tolte le due corpose missioni principali, la demo mette a disposizione del giocatore una world map ricca di punti di interesse da sbloccare, così come battaglie secondarie a cui prendere parte per aumentare di livello e raccogliere materiali necessari per il crafting. Infatti, oltre alle fasi di combattimento vere e proprie, ci sarà la possibilità di sbizzarrirsi con la possibilità di cucinare piatti per aumentare le proprie statistiche, cambiare equipaggiamento agli eroi e creare nuove armi dalla fusione di vecchie. Anche qui si tratta di meccaniche mutuate direttamente dal primo Breath of the Wild, aggiustate per essere fruite correttamente all'interno di un nuovo contesto. Ad esempio, la varietà di armi modifica radicalmente il moveset di ogni personaggio, ma fortunatamente è sparito il parametro della resistenza degli strumenti. Tutto si muove nell'ambito della familiarità più assoluta e, visto quali sono le premesse, non può che essere un punto a favore di Hyrule Warriors. A fronte di un gameplay che sembra offrire, almeno in potenza, una grande varietà tanto nelle fasi di combattimento quanto in quelle di personalizzazione attraverso i menu, tutto è tenuto in piedi da un collante stilistico fuori parametro. Non si tratta solo della grafica, ma anche l'interfaccia utente, le musiche, la mappa di gioco. Tutto è stato sapientemente riportato dall'open world del 2017, in un contesto decisamente più ristretto, ma non per questo meno efficace, e la continuità tra le due esperienze è netta. Ma dove forse Hyrule Warriors supera anche Breath of the Wild è nel modo in cui la storia viene raccontata. Non entrerò nel dettaglio di quanto mostrato nella demo, ma la trama parte da dei presupposti ben più complessi di quanto era lecito immaginarsi, e la sovrabbondanza di filmati di intermezzo che approfondiscono la storia di Link, Zelda e la caduta di Hyrule arricchisce ulteriormente una lore già di per sé potentissima. La scelta di dare centralità a questi intermezzi, che grazie a una regia cinematografica e un doppiaggio di alto livello rappresentano una porzione di gioco tanto importante quanto il gameplay, segnano definitivamente la maturità della serie, ma anche l'importanza che l'era della calamità rivestirà al suo interno. Anche chi non sarà convinto al 100% dal gameplay, da fan della saga difficilmente non sarà catturato da una tale impostazione narrativa. Ci troviamo quindi di fronte a un titolo che potrebbe rappresentare una piccola rivoluzione all'interno del canone di The Legend of Zelda, e che in ogni caso è tutto fuorché un semplice spin-off o un episodio minore. Le uniche perplessità rimangono su un framerate purtroppo incerto in alcune sezioni e sulla capacità del gioco di rimanere interessante dall'inizio alla fine. Infatti, uno dei più grandi problemi dei Warriors è che, a fronte di un entusiasmo iniziale, la loro struttura estremamente ripetitiva fa scemare presto il divertimento. Le potenzialità però sembrano esserci tutte, e credo che Hyrule Warriors, l'era della calamità, abbia tutte le carte in regola per diventare un tassello fondamentale all'interno della trilogia di Breath of the Wild. Quindi, poracci, io vi invito caldamente a provare la demo e poi a scrivermi qua nei commenti cosa ne pensate. Siete anche voi in hype per l'era della calamità? Prima di salutarci, come al solito, vi invito a lasciare un commento e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Musu, Michele Wild, ciao!